Hello everyone. We are here in an organization called uh, Horizonte. They are working with uh, people with disabilities and uh, we just watched a game of uh, judo, a judo practice. And we are here with Chiara and she's going to tell us more about their activities and what they are doing here besides judo. And dentro l'associazione sono aperti tutti i giorni tranne il sabato e la domenica e fanno laboratori di judo, calcio, Musica, ceramica, decoupage e tante altre cose. Quindi, oltre al judo che occupiamo i ragazzi tre volte a settimana, fanno anche altri laboratori. Soprattutto ora, con il calcio, stanno avendo ottimi progressi. Uh, I have another question: uh, how can judo could, uh, help people with disabilities? Le disabilità dei nostri ragazzi sono soprattutto prevalentemente autistici. Per quanto riguarda loro, loro tendono molto a chiudersi e da quattro anni che facciamo judo hanno, si sono sbloccati e riescono a socializzare tra di loro. Cioè anche prima il fatto di combattere contro un altro ragazzo per loro era molto difficile perché erano molto chiusi tra di loro. Quindi abbiamo levato le famose barriere che l'autismo ha. Poi per quanto riguarda un'altra problematica che abbiamo in associazione che è un ragazzo paraplegico, da quando fa giudo con noi fa 11 passi da solo. Quindi ce la stiamo, stiamo lavorando in maniera stretto contatto con la disabilità anche perché ci siamo resi conto che molte volte è più facile lavorare con la disabilità che... Che con il ragazzo cosiddetto normale. Uh, do you need any special preparation to work with uh, people with disabilities in judo or is uh, the same? Per quanto riguarda um, il judo con la disabilità io sì, ho dovuto adattare le tecniche anche um, all'inizio degli esercizi, dipendeva, tutto questo dipendeva dal ragazzo che avevo di fronte, tipo mio fratello al vizio del bacio, io dovevo mettere tutte le tecniche che prevedevano questo bacio. Un altro ragazzo aveva il vizio del pallone, e all'interno delle tecniche nascosto nel kimono c'era sempre un pallone. <ride> Quindi, diciamo che ci siamo. All'inizio sono più io che ho scoperto loro e a sua volta ho adattato un po' il judo a loro. Però ora un, un maestro di qualsiasi società riesce a portare un loro allenamento. Di realtà del judo adattato ne abbiamo quattro in Italia e una molto famosa che è quella di Ravenna che prevede campionati italiani tutte, tutti gli anni e se in questi campionati italiani si va bene i ragazzi possono partecipare alle gare all'estero, proprio un circuito per loro. Chiara, I would like to thank you very much for the opportunity to be here and to see what you're doing. And I think you're doing a great job. And grazie uh, mille. And keep on with a good job.